Se posso, mi iscriverei al gruppo del Grazie Compagno. Ovviamente non posso stare in quelli del papà, della moglie, dei parenti, degli amici, ma mi iscrivo volentieri al gruppo del Grazie Compagno. Perché giustamente era un compagno e il rapporto che ci legava insieme per una bellissima esperienza amministrativa che abbiamo fatto. Era una bellissima esperienza tra compagni. Se il valore del compagno è il mangiare il pane assieme, tutte quelle cose che sappiamo vuol dire compagno, con Alberto abbiamo condiviso un bel periodo di amministrazione a Bresso nel segno proprio dei compagni. Nel senso che quando si amministra, credo che tutti sanno che molto spesso la maggior parte del lavoro giornaliero è tanto buon senso, guai se manca quello agli amministratori, ma grazie a Dio rimane, ci si ritaglia quel pezzettino per caratterizzare la tua amministrazione come vuoi. E noi eravamo una coalizione di centro-sinistra e la caratterizzavamo così. Sono tante le cose che abbiamo fatto con Alberto, lui era assessore ai servizi sociali, uno degli assessorati più delicati, più impegnativi, più pesanti, e aveva anche l'assessorato alla pace con cui abbiamo fatto un sacco di cose che sembravano e sembrano simboliche, ma quando le fai e le vedi in mezzo al paese, la biciclettata per la pace, il tuo comune, il tuo gonfalone che è alla Perugia Assisi, che è nei posti dei nostri deportati, dei nostri partigiani morti. Quando noi siamo arrivati nella città, non erano cose che si facevano tutti i giorni. Anzi, io ricordo una volta a Fondo Toce, non ricordo a Fondo Toce, ricevetti una mail da sindaco un giorno dopo la ricorrenza di Fondo Toce, un signore che scrisse: "Io non ho mai visto il mio gonfalone a Fondo Toce per mio fratello Brioschi". Porca vacca. Io non sono bressese, non ho neanche la storia e la conoscenza che hanno i cittadini bressesi. Qui abbiamo Fortunato Zinni che, come si dice, diventerà alla fine il più storico dei bressesi per conoscenza di uomini e donne bressesi. Io invece non avevo questa cultura, sono arrivato a Bresso negli anni 70. Beh, da quella volta lì non è mai mancato il gonfalone a Fondo Toce in questo senso. E con Alberto abbiamo condiviso tante cose. Io quando dico queste cose le dico perché grazie a lui, con cui noi non abbiamo mai avuto grandi problemi politici. Con Zinni ogni tanto ridavamo nel ricordare Alberto, perché quando c'era un problema politico, Alberto arrivava, si guardava e diceva: "C'è un problema politico". Quando c'era un problema politico c'era qualcosa di serio. Non era una battuta. E quindi bisognava fermarsi, capire che cosa c'era, cosa non c'era. Questo per dire che cosa? Che è vero che quando si amministra devi mettere da parte un pochettino delle tue ideologie. Alberto invece ha amministrato. Non credo abbia mai fatto una cosa che non voleva fare. Ha capito molto nel suo settore dei servizi sociali. Lui vedeva l'impegno sul sociale di tutti, sia se questa era un'associazione, sia se questo era un oratorio, o un'associazione cattolica o un'associazione laica. Lui era attento a capire se quello era sociale. Se era sociale, non bisognava guardare in faccia a nessuno, bisognava rispettare il compito e il ruolo che si svolgeva socialmente. E questa era una di quelle caratteristiche, come si dice, che ci ha fatto sempre mantenere la barra dritta. Mai debordare. Io ho dei bellissimi ricordi perché grazie a lui, delle cose simboliche che si fanno, e sono simboliche, che lo dico che è così, credo di essere stato forse l'unico sindaco a inviare per gli auguri di Natale i biglietti di auguri con tanto di timbro e firma del Comune di Bresso con una citazione di Che Guevara. Tra l'altro l'avete esposta qui, l'abbiamo vista. Combatti l'ingiustizia in qualsiasi parte del mondo. Ma perché veniva questa cosa? Mi è venuta questa cosa? Mica perché adesso faccio vedere che sono di sinistra. No. Perché lui, e questo è anche un altro grazie a un compagno, quando arrivava,
Natale, mica ti portava il regalo, che ne so io, banale. No, lui aveva le sue. Ho avuto il piacere, perché anche questo da sindaco io non mi metto subito nell'ufficio per far vedere chi sono. L'ufficio l'ho pulito quando sono arrivato, ho sistemato le cose che c'erano, ma non ho mai subito messo quello che doveva essere, per far capire da dove arrivo. No, ho messo tutto quello che mi hanno regalato, che mi portava per dire: sindaco, ti regalo questa cosa. Il prete Don Piero Castelli, un giorno venne uno dei preti storici di Brescia a salutarmi, si accorse che non c'era un crocifisso in quella stanza. Dopo qualche mese tornò ancora e mi portò un bellissimo crocifisso in legno d'olivo, le cose semplici, pulite. C'era un posto vuoto, quello è suo, messo lì. Alberto mi regalò due quadri, no, un quadro di Zapata, storia. Subito, Zapata me l'ha regalato, che vuoi, lo metto qua. Quello era un segno. E poi mi regalava annualmente il calendario Cerevana, che io esponevo con la figura più bella, no? Mesi, se no c'erano tanti calendari dei carabinieri, di polizia, non mancano i calendari. Io aprivo il mese dove c'era la fotografia più bella di Cerevana. Credo che fosse per aver letto in uno di quei calendari quella citazione. In quel momento mi ricordo che c'era un momento sociale particolare, l'ingiustizia, mi ricordo che fu una cosa che mi toccò. Questa è una bellissima frase, bella, perché tocca in questo momento i problemi sociali che abbiamo e così via. E inviammo questo bellissimo biglietto da cui con una citazione di Che Guevara. Altre volte abbiamo fatto Maria Rodo, insomma, in queste cose cerchi sempre di trovare delle cose che hanno un significato per non dire buone feste a tutti banalmente e così via. Questi sono i ricordi che secondo me ci hanno segnato tutti. Io forse stiamo un po' invecchiando, anch'io comincio a entrare in quella fase che pensi che sono passati molti anni. E mi accorgo che spesso quando vedo figure di Alberto come questa, che non c'è più, di persone che non ci sono, ti rimane un po' un nodo in gola. E le vedi un po' con malinconia perché ti mancano, ma non puoi far nulla. Ma è bello ricordarle. C'è un'altra cosa che mi lega a questa citazione che avete fatto. La prima che avete scritto: ci sono uomini che lottano, eccetera, eccetera, eccetera. Vedete, quando si ricoprono delle cariche istituzionali, spesso si è a manifestazioni istituzionali perché devi essere lì. La città deve essere lì, tu sei rappresentante, devi essere lì. I funerali sono una di queste. Molto spesso tu vai perché vuoi, non tanto tu, che magari quella persona la conoscevi, ma la tua città che quella persona conosceva, la rappresenti tu. Allora, fuori di queste esperienze, ti accorgi, non voglio pensare alle persone che lottano, ma di fatto nella vita di tutti i giorni non siamo tutti uguali. E quando uno se ne va, lì vedi la differenza di chi se ne va. Ma non perché è stato famoso, io tolgo questa, diciamo, questa categoria di immagine di gente famosa, che per carità, tanto di cappello, ci mancherebbe, anch'io sono andato agli annacci, ma nelle persone comuni, nei funerali di paese, tu non è che siccome è di quel paese tutti vanno a tutti i funerali. No, guarda caso, ci sono persone che a differenza di altri riempiono gli spazi di quel funerale. Perché? Perché la persona che se n'è andata non è stata uguale agli altri. Noi di fatto siamo un paese, ma non noi, in tutto il mondo è così. Mica posso mettere insieme quelli che se ne fregano della vita, se ne fregano di tutto, e quelli invece che si impegnano su tutto perché vogliono un mondo migliore. Sono due categorie diverse, le sto estremizzando. Ecco, credo che Alberto facesse parte di questa categoria di persone che una volta andati lasciano il proprio segno, lasciano il proprio ricordo. Noi potremmo pensarla a tutti in modo diverso. A me piace pensare delle persone che se ne vanno, che da qualche parte continuano a guardarci un'occhiata, a dire: fammi vedere che stanno facendo questi qua. Voglio pensare così, che stiano lì da qualche parte a continuare, ma non perché io sia religioso o non religioso, perché non voglio assolutamente immaginarmi che proprio non è rimasto nulla, salvo il ricordo e la memoria che noi abbiamo di queste persone. Perché il vuoto che lasciano
fisicamente questi uomini e queste donne, lo riempiamo noi, che lo ricordiamo con tanti episodi, con tanti ricordi, con tante battaglie, tante cose. In questo caso veramente possiamo parlare di tante battaglie. Questa è la differenza che fa degli uomini. Io credo di ricordare ancora oggi un bellissimo periodo impegnativo, moltissimo, molto impegnativo. Ancora oggi io, insomma, mi guardo, voglio dire, sono in un paese che non sa neanche dove sta Brescia, anche se è attaccato, voglio dire, magari molti lo conoscono, però voglio dire, quello che abbiamo passato noi, amministratori, Zinni, Vecchiarelli, che sono qua, guarda caso, due sindaci dopo di me, abbiamo iniziato un'esperienza straordinaria. Ma la fatica che abbiamo fatto, se lo ricorderanno tutti, è stata, cioè, di impegno straordinario. Io sono uno di quelli che non ho mai messo la bandierina. Sono io, sono io, sono io. Guai a me, non sono abituato a fare queste cose. Credo che il lavoro straordinario, perché noi abbiamo vinto le elezioni a maggio quest'anno, credo che l'abbiamo vinte perché dal 98 abbiamo fatto un bellissimo lavoro. E voglio pensare a questo bellissimo lavoro, al lavoro per carità del sindaco, che è il primo in lista, perché è il primo che ci mette la faccia, eccetera, eccetera. Ma poi c'è un sacco di gente che lavora dietro, dagli assessori ai consiglieri e alla gente del paese che ti sostiene, che viene a darti una mano, eccetera, eccetera. Ecco, a me piace pensare, e sono convinto di questo, quel bellissimo periodo l'ho fatto insieme a un grande compagno che era Alberto Codevilla.